Crotone si prepara a vivere il Natale e lo fa con gli addobbi al centro e i mercatini. C'è aria di festa in città che si prepara al grande capodanno targato Amadeus e che vuole farsi trovare pronta. Quest'anno tutte le vie del centro sono illuminate a festa e via Roma ha accolto la grande festa di Natale, fermata a metà dalla pioggia, ma che si è svolta presso l'atrio comunale con la magia dei burattini dei fratelli Ferraiolo. Infatti avevamo già montato il teatro davanti al comune, purtroppo la pioggia ci ha fatto mettere dentro il comune, ma io non potevo non fare lo spettacolo, ecco. E quindi vedremo questa miseria e nobiltà con Pulcinella in questi panni inediti. Abbiamo ridotto la grande commedia di Scarpetta con i burattini, a dire la verità è molto piaciuta, quindi la diamo qui e poi la daremo a maggio in piazza. Io sono qui anche perché sono stato invitato da quei ragazzi che sono meravigliosi, speriamo futuri e grandi artisti, Guitti senza carrozzone, c'è Vincenzo Leta che organizza. Infatti 3 giorni fa ero in Argentina, appena tornato, sceso dall'aereo, subito a Crotone a fare questo spettacolo, con molto piacere, poi quando vengo a Crotone, a casa mia. Hai venduto tutto un carbone, perché qua io tengo la fame che non ci vede, compagno. A tal proposito, in conclusione, cosa vuole augurare ai crotonesi che l'hanno aspettata così tanto? Io voglio augurare buonissime feste, ma in tutto, veramente Crotone merita, i crotonesi meritano, non lo dico qui per fare un po' di... è una cosa che sento dentro, io vengo a Crotone e ci ritorno ancora fino a che quel signore che mi guarda lassù mi ci manderà.